Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: da protagonista del programma di Serena Bortone sino al progressivo ridimensionamento del suo ruolo. Oggi della figlia di Romina Power e Albano Carrisi si sono perse le tracce sulla rete Ammiraglia di Viale Mazzini. Ci sono diverse indiscrezioni dietro a quella che, a tutti gli effetti, sembrerebbe un'esclusione dal programma di Romina Carrisi da ormai diverse settimane. Ma cosa è successo tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno? Il suo ingresso nel folto e di qualità cast del programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, era stato accolto in maniera molto positiva da pubblico e critica. Già perché Romina Carrisi, apprezzatissima dai telespettatori, per molti meritava da tempo uno spazio in Rai. E la figlia di Albano e Romina Power non aveva di certo disatteso le aspettative, offrendo sempre spunti di qualità e meritando in poco tempo anche uno spazio tutto suo nel programma Romina Vagante. Le sue incursioni dietro le quinte dei programmi di maggior successo di casa Rai, divertenti e mai banali, sono diventate un must della trasmissione. Che fine ha fatto Romina Carrisi? Nonostante tutto di Romina Carrisi si sono per le tracce. La figlia dell'ex coppia d'oro della musica italiana è assente dal programma dal 12 aprile scorso. Ma come mai, il giorno dopo, il 13 aprile, Romina Carrisi Jr. ha risposto con queste parole su Twitter ad un utente che gli chiedeva del suo scarso impiego nel programma. Aggiungendo: purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata. Da allora, Romina Carrisi non è più apparsa tra gli affetti stabili del programma. Come hanno fatto notare diversi utenti sui social, spesso durante la stagione i protagonisti della trasmissione di Serena Bortone si alternano, prendono pause più o meno lunghe certe volte a causa di altri impegni da Oggi è un altro giorno. Ma è difficile non pensare che il tweet polemico della figlia di Albano Carrisi non sia stato, in qualche modo, causa di un suo allontanamento. Al momento la produzione non ha commentato la vicenda, come la stessa conduttrice del resto è non chiaro quando potrebbe tornare in studio. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We're good.